Nella pillola GoPro di quest'oggi vi voglio mostrare come attaccare il mount per le GoPro sulle tavole morbide, sulle softboard, sulle tavole in foam. Il surf è diventato proprio una droga. Da oggi in avanti sarà sempre più surf sul canale. What to do? Ciao, sono Max Salvato. Dal 2017 mi piace accompagnarvi nella scelta delle migliori action cam con tutorial, test sul campo e curiosità. Sono già tantissimi ad apprezzare i miei contenuti. Benvenuto o benvenuta anche tu. Ah, quasi dimenticavo. Sono un italiano ad Abu Dhabi e ho un amore incondizionato per le tavole. Su strada, su acqua o su neve, non importa. Ci vediamo nel canale. Buona visione. Il mount che andiamo ad utilizzare quest'oggi e che monteremo sulla tavola di Federica, che per inciso abbiamo chiamato Gabriel, per gli amici Gabe, perché la mia qui nel calzino si chiama Brianna. E i miei amici a Dubai ormai tutti sanno che sono Brianna e Gabe. Dicevo, il mount che andiamo a montare oggi è un accessorio GoPro che sullo shop ufficiale non si trova più. Io l'ho trovato su Amazon e in realtà c'è sia originale che anche di terze parti. Non so quale sia effettivamente la differenza perché non ne ho mai provato uno, ma quello che troviamo dentro la confezione della GoPro, quindi dell'accessorio ufficiale GoPro, è... però... un cordino di sicurezza, attacco superiore, ha una forma conica perché deve essere infilato dentro alla tavola, due viti, o meglio, la parte finale di questo accessorio, ossia la vite da mettere sotto alla tavola che poi deve essere avvitata dentro al mount, di due dimensioni, una più lunga e una più corta, in base allo spessore della tavola su cui andiamo a montare il tutto. Dopo vediamo quale delle due devo utilizzare io. E in ultimo, nella confezione troviamo una freccetta che è molto comoda perché ci aiuta a capire la direzione in cui la GoPro sta guardando, quindi non c'è bisogno di mettere la GoPro per studiare la posizione sulla tavola, ma possiamo usare questa cosa qui. Partiamo! Andiamo in sala a montare il mount qua. Questi consigli che vi do più che altro sono consigli per neofiti come me. Chi è capace di andare in surf conosce già tutte queste tecniche e sicuramente qualcuno avrà da ridire, quindi qua sotto nei commenti per favore fatemi sapere se sto sbagliando qualcosa, perché se sto sbagliando qualcosa è giusto farlo sapere anche a tutti quelli che stanno guardando. Allora, innanzitutto ci servirà un cacciavite largo all'incirca come la vite. Partiamo dal presupposto che ogni buona tavola che si rispetti ha all'interno uno stringer, cioè un pezzo di legno che va dalla punta alla coda e che tende a rinforzare la tavola per poi poterla gestire al meglio sulle onde. In base alla tavola ci possono essere uno o più stringer e se non sbaglio questa tavola DMZ che ho preso per Federica ha due stringer in bambù che però non so a che distanza siano, quindi ahimè devo andare un po' a tentativi oggi quando bucherò la punta. Ricordatevi ragazzi che dovete sfalsare leggermente l'attacco in modo che si vada a compensare poi la posizione della lente sulla telecamera. Ragazzi, ovviamente per questo procedimento è a vostro rischio e pericolo, cioè io non mi assumo la responsabilità se beccate lo stringer, è pur sempre una foam board che costa poco, però non è colpa mia. Ok, abbiamo montato il mount superiore, non abbiamo ancora messo però quello che sta sotto. Quello che però voglio andare a fare prima di fissare il tutto è applicare del silicone nel buco, così da sigillare tutto ciò che sta attorno. L'ho preso piccolino perché tanto non ne ho bisogno qui in casa. Tiriamo su. Notate che qui ci sono quattro guide
È importante che quando andiamo a posizionare queste quattro guide dentro alla tavola, posizioniamo già il mount nella direzione in cui vogliamo indicare, perché altrimenti queste qui poi saranno difficili da girare dentro alla tavola. Approfittiamone quindi per attaccare il silicone alla tavola. E ora quello che vado a fare è capire quale di queste due viti dovrò andare ad applicare. Questa qui è troppo lunga, esce fuori. Meglio utilizzare questa qui più corta, che vedete dove arriva. Andiamo a beccare il buco. Andiamo a pulire leggermente il silicone che è uscito durante la pressione. Il mount è pronto per essere usato. Io aspetto 24-48 ore in modo che il silicone si asciughi e poi porto la tavola in acqua. Tutto ben sigillato come si deve, notate. Con il montaggio fatto così, il risultato sarà questo qua. Molto bene ragazzi, il nostro mount per la GoPro è montato sulla tavola. Adesso semplicemente facendo uno slide avremo la nostra GoPro attaccata alla tavola e potremo riprenderci durante le surfate. Mi raccomando, utilizzate sempre il bite, perché se mentre state surfando volete farvi una ripresa in POV, vi attaccate la GoPro in bocca, non volete più fare la ripresa in POV, la rimettete sulla tavola ed è molto comodo. Vi ricordo anche di utilizzare sempre il floaty, ossia quella spugna che si mette attorno alla telecamera per farla galleggiare nel caso in cui doveste perderla dalla bocca o dalla tavola. Questa pillola si conclude qua, spero che vi sia tornata utile, ci vediamo con il prossimo video. Ciao 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 ciao!